Attraverso il primo concilio ecumenico di Nicea si inaugura una nuova era nel cammino storico della Chiesa, che è sempre stata intrecciata con l'azione conciliare fin dall'inizio. La parola Chiesa è etimologicamente correlata al concetto di sinodo. L'autorità del concilio ecumenico è legata all'accettazione e al riconoscimento delle sue decisioni da parte della pienezza della Chiesa. Il concilio è un'espressione autentica della fede e dell'esperienza eucaristica del corpo di Cristo. Il concilio di Nicea è importante dal punto di vista ecumenico perché documenta il modo in cui la Chiesa discusse e deliberò in modo sinodale. Auguro a tutti i partecipanti di poter trarre spunti importanti di riflessione e una gioia più profonda nel promuovere la causa ecumenica dell'unità dei cristiani, che è particolarmente urgente in un mondo lacerato da così tanti conflitti e guerre. Riflettendo sull'eredità e sull'attualità del Concilio di Nicea, abbracciamo la nostra identità di persone di fede, che proclamano la buona novella di Cristo nel mondo di oggi. Di fronte alle divisioni, alle ingiustizie e alla mancanza di speranza, impegniamoci a proclamare la speranza di un mondo migliore, trasformato dalla misericordia divina. Impegniamoci a lavorare per l'unità visibile della Chiesa, camminando insieme nel pellegrinaggio della giustizia, della riconciliazione e dell'unità. L'anniversario del Concilio di Nicea è al tempo stesso un'occasione di gioia e un incentivo all'unità dei cristiani. Gioia perché le chiese del mondo sono rimaste unite nel centro della loro fede, nonostante tutte le turbolenze della storia. Un incentivo perché ci sono ancora questioni in cui il paradosso della rivelazione diventa un'occasione per contrapporre una parte all'altra, laddove invece si appartengono. Questo è particolarmente vero per noi che proveniamo dalla tradizione delle chiese occidentali, poiché dobbiamo imparare molto dalle chiese delle tradizioni orientali. Questo evento si è svolto online l'8 febbraio 2024, con più di 500 partecipanti in 7 lingue. È un primo approfondimento sul Concilio Ecumenico di Nicea del 325, 1700 anni fa. È una tappa di Pasqua Together 2025 che dà voce al desiderio di tanti cristiani di riconoscersi visibilmente uniti dal simbolo di Nicea anche nella celebrazione della Pasqua, che nel 2025 cadrà lo stesso giorno per tutte le chiese. Il webinar, preparato da studiosi di varie accademie attingendo alle radici comuni, vuole diffondere l'enorme eredità di Nicea che, raccolta e vissuta, avrebbe la forza di fare la differenza in un'epoca di conflitti e angosce che ha bisogno di nuova speranza. Mi londo sia perché dricò noima is Nicea Sinodo. A parte la consueta percezione del Concilio di Nicea come primo concilio ecumenico con un ruolo normativo che ha dato forma al primo credo, al sistema diocesano, metropolitano, eccetera, è essenziale per noi oggi, dopo 1700 anni, per contestualizzare il suo messaggio, rivolgerci al concilio stesso come evento. Costantino conosceva il processo di un concilio nella Chiesa fin dal concilio di Arles del 314. Tuttavia, il fatto che abbia organizzato e finanziato un evento di portata molto più ampia su scala globale ha lasciato un'impressione duratura negli scrittori ecclesiastici, a partire dallo storico della Chiesa Eusebio, un suo contemporaneo. Eusebio mette in parallelo questo incontro non con il cosiddetto Concilio Apostolico di Gerusalemme, ma con la stessa Pentecoste. E poiché Eusebio era consapevole del peso della Pentecoste nella storia della salvezza, come dimostra in altri suoi scritti teologici, come il commento a Isaia, possiamo supporre che non si tratti di una coincidenza. Άμεση σχέση με το δημοκρατικό πνεύμα, με τις μνήμες της δημοκρατίας που υπήρχαν στην ελληνορωμαϊκή περίοδο. D'altra parte,
Già nel primo concilio apostolico abbiamo un forte richiamo alle procedure democratiche. La decisione inviata da Antiochia inizia con le parole «è parso bene allo Spirito Santo e a noi», che è una chiara allusione al Senato Iplaquit. Tuttavia, sebbene il cristianesimo sia emerso durante il periodo dei principati, quando gli elementi democratici, anche come memorie o forme retoriche, erano ancora funzionali alla vita pubblica a Roma e nelle città, nel IV secolo, durante il periodo imperiale, i meccanismi rappresentativi delle strutture politiche democratiche greco-romane erano già stati sostituiti da organismi più ristretti di élite militari intorno agli imperatori, il cosiddetto consistorium, ovvero una cerchia interna di collaboratori dell'imperatore come il prefectus pretorio e altri. Riunendo quindi i vescovi dell'intera ecumene in una casa di preghiera che sembrava essersi divinamente allargata, Costantino mise in moto una convergenza o addirittura una fusione di un fenomeno carismatico con un processo democratico. Questa fusione è un messaggio essenziale per i cristiani di oggi, che sono invitati a lavorare, a lottare, offrendo un nucleo spirituale alla comune ricerca, alla consultazione e ai processi decisionali, il che implica dialogo, sconfitta dell'autoreferenzialità, eccetera, contribuendo così ad un mondo più vitale e giusto. In breve, tra le altre cose, Nicea ripristina l'importanza dello spazio pubblico attraverso un'invocazione interna e l'esperienza dello Spirito Santo. Quello che ho cercato un po' di mettere a fuoco sarebbe come il contesto storico-dogmatico di quel concilio di Nicea, che è nato nel IV secolo. Praticamente noi abbiamo sempre l'idea che è nata la Chiesa come unica Chiesa, ma non è così. Sono nati come dell'annuncio degli Apostoli dopo Pentecoste, praticamente varie Chiese, e ciascun Chiesa aveva anche il suo credo per confessarsi per il battesimo, e anche ciascuno aveva anche la sua data di Pasqua, aveva anche i suoi problemi. Quindi nascere un concilio così veramente è stato un'invenzione dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo ha usato sia della eresia di Ario sia dell'imperatore praticamente Costantino, che si convoca un concilio, e questo ho voluto mettere in evidenza in modo di vedere veramente che era l'azione dello Spirito Santo. Da questo concilio abbiamo allora tantissimi frutti. Uno di questi frutti sarebbe il credo. Da tanti credi, come di ciascun chiesa, è nato un credo solo, e quindi questo è un segno di unità fortissimo fra tutte le chiese. Abbiamo il Vangelo, abbiamo il battesimo, abbiamo il credo, e possiamo dire insieme Padre nostro. Ecco, questo concilio, e poi anche si è cercata una soluzione per la data di Pasqua, e si sono cercate anche varie soluzioni. Questo ci dice oggi che il concilio di Nicea è praticamente la base di tutto
di tutto il nostro essere come Chiesa, perché la Chiesa ha potuto dire: ecco, questo che io sono. Oggi questo concilio ancora ci insegna, perché siamo sempre davanti a nostre azioni che sono umane, ma sono battezzati, possiamo chiedere sempre, sono battezzati veramente perché trasformiamo l'umano in divino? I nostri rapporti sono come il rapporto trinitario, Padre e Figlio e Spirito Santo, io in te e tu in me. Siamo fino al punto di dire, ecco, per la nostra salvezza, ma nostra vuol dire mia, la mia Chiesa, tutte le chiese, e ogni persona, Gesù Cristo è morto e mi chiede di morire e dire: io sono proprio per te, sono pronto a morire e vivere in Cristo. Vermächtnis des Konzils von Nicea, eine Kirche, die sich an die Menschheit schenkt. La prima eredità di Nicea è la parola homoousios, che naturalmente è la parola più importante, e cioè coessenziale, o uguale nell'essenza. Questo è ciò che il credo di Nicea ha definito. Gesù Cristo è il figlio consustanziale del Padre Celeste. L'origine dell'eresia ariana, a cui il Concilio reagì, non è la comprensione del figlio, ma quella di Dio Padre. Arius pensa al Padre in modo filosofico. La risposta del credo niceno è anche filosofica. L'espressione homoousios, uguale nella sostanza, è l'unica espressione filosofica in tutto il testo del credo. Segna l'epoca dell'ellenizzazione, dell'inculturazione greca. La Chiesa diventa una Chiesa di Stato, la Chiesa dell'Impero Romano, e il messaggio biblico perde la sua forza durante questa inculturazione. La seconda eredità di Nicea è che Dio Padre non deve essere pensato filosoficamente, ma piuttosto teologicamente e biblicamente. Gesù crocifisso, abbandonato e risorto, è la piena rivelazione del Padre. Dio è amore. Per questo il Padre non condivide solo qualcosa con il Figlio, ma se stesso, e lo fa completamente, fino a non trattenere nulla della sua divinità. Se il Padre trattenesse qualcosa, saremmo nell'eresia ariana. Avremmo una subordinazione in Dio. Come amore, Dio è tutto e niente, non due, ma uno nell'altro. Dio è, se posso osare dire così, Dio è excentrico, si dona completamente. Si dà al Figlio nel suo essere più intimo. Da ciò una terza eredità di Nicea. L'era cristiana si sta concludendo, almeno nell'Europa occidentale. La Chiesa deve rinnovarsi, a partire dal riferire la sua origine al Padre, da Cristo che annuncia il Padre. In questo modo, la Chiesa è una Chiesa excentrica, una Chiesa che si dona, dona se stessa all'umanità. Con un atteggiamento missionario che avvicina le persone non per convertirle, non per riempirle del messaggio biblico, ma per svuotarsi davanti a loro e mettersi in posizione di imparare. Ci si svuota, ma questo vuoto non è vuoto, è un pieno d'amore che accetta le persone così come sono.
Questo atteggiamento è in grado di creare una reciprocità di apprezzamento e di amore. So ist diese Haltung imstande, eine Gegenseitigkeit in Wertschätzung und in Liebe zu erzeugen. Si crea uno spazio spirituale in cui non ci sono differenze e nel quale Dio può manifestarsi come amore. La cosa fondamentale è che a Nicea la Chiesa non ha solo confessato la sua fede in Gesù, l'unigenito figlio di Dio fatto carne, ma ne ha espresso il significato e il valore inestimabili per tutta l'umanità. Lo ha fatto dando così ragione della speranza che anima la fede, perché la fede cristiana non è contro la ragione, ma cerca la ragione, come dice Sant'Agostino, per aprirla alla profondità di tutto il suo orizzonte. Certo, la fede sorprende la ragione perché la sorpassa infinitamente, ma così risponde alle sue più profonde domande. A Nicea accade questo: la ragione è come trasfigurata dalla luce della rivelazione per attraversare la soglia del mistero e immergersi nell'oceano di luce di Dio che Gesù ha rivelato, e con questa luce negli occhi guardare a tutta la realtà. Perché il principio confessato a Nicea è quello della Trinità, lo sappiamo. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Una realtà sola che è comunione di tre distinte persone che sono uguali tra di loro. Questo principio esprime il volto di Dio rivelato da Gesù e di conseguenza si riflette sul volto dell'uomo e della donna creata a immagine e somiglianza di Dio. La chiave di questo mistero è l'amore, l'amore che sorpassa ogni conoscenza ma che così illumina il cammino. Dio è padre di tutti e noi tutti in Gesù siamo figli nel figlio e se figli, fratelli e sorelle tra di noi. Quindi il volto trinitario di Dio confessato a Nicea è come il grembo della nuova umanità che scopre nella fraternità il compito etico fondamentale e decisivo. Allora, e oggi direi in qualche modo ancora in modo più deciso, perché questa realtà che stiamo vivendo di ricerca di pace, di giustizia, di fraternità, per non essere un'utopia velleitaria, chiede di essere vissuta prendendo sul serio il grande amore con cui Dio ci ama e ci ha fatti i suoi figli. E cioè chiede di riconoscere, potremmo dire con uno slogan, che è bene che l'altro sia. È bene che sia il mio fratello, la mia sorella, è bene che i popoli siano e siano diversi fra di loro e si riconoscano nella reciprocità sotto lo sguardo d'amore di Dio. Per cui si potrebbe dire che oggi Nicea, il Concilio di Nicea, racchiude un talento per il nostro tempo. Il talento è questo: in quel momento storico, per la prima volta, la Chiesa universale, celebrando il primo concilio ecumenico, ha dato attraverso la sua unità il frutto più prezioso, cioè ha confessato la figliolanza divina di Gesù come principio della fraternità. Ebbene, è forse questo il talento che abbiamo nel cuore tra le mani oggi, che la Chiesa, che sempre è rimasta una nonostante la divisione che noi abbiamo sperimentato, la Chiesa si ritrovi nelle sue diverse espressioni, nelle sue diverse tradizioni, nelle sue diverse declinazioni, in un concilio ecumenico per testimoniare al mondo che la chiave del futuro, della speranza, è la fraternità universale. Ecco, direi, questo è il nostro auspicio, questa è la nostra preghiera, la nostra speranza. Το σύμβολο Νικαίας είναι η Magna Carta
του χριστιανισμού είναι ίσως το σημαντικότερο εκκλησιαστικό κείμενο που μας διασώζεται σε πρωτογενή μορφή. Il Credo Niceno è la Magna Carta del Cristianesimo. È forse il testo ecclesiastico più importante che si sia conservato nella sua forma originaria, in quanto frutto della Chiesa unita e indivisa. Inoltre, non è una Summa teologica e per questo motivo mancano alcuni riferimenti biblici e non contiene tutte le dottrine della Chiesa, ma solo quelle più essenziali e basilari. Il Credo Niceno è stato utilizzato nel tempo come prova di fede definitiva di ogni Chiesa locale, ma anche come simbolo battesimale di iniziazione dei nuovi membri nel corpo di Cristo. Infine, è stato utilizzato anche come testo antieretico contro gli scismatici e gli eretici che alteravano l'insegnamento dottrinale della Chiesa. L'adesione e la professione comune della teologia del credo niceno-costantinopolitano è un evento importante nel movimento ecumenico moderno, poiché offre tutti gli elementi necessari per raggiungere l'unità. Il credo niceno non si presta semplicemente a uno studio e a un'indagine accademica, poiché è chiaramente un testo di lode al Dio Trino. In altre parole, è il frutto di una professione di fede nella tradizione apostolica e proprio per questo trae la sua origine dalla vita liturgica della comunità di Gerusalemme. Pertanto, il credo funziona come legame di unità e come segno di riconciliazione e di pace tra i cristiani di ogni tempo, perché è un testo liturgico vivo che da 1700 anni viene recitato senza interruzioni dalle chiese, in una dimensione ecumenica. In altre parole, ciò che conta non è la sua dimensione geografica, ma soprattutto e principalmente la testimonianza universale della fede dell'unica Chiesa verso l'unico Dio Trino. Oggi, a distanza di 1700 anni, le chiese cristiane sono chiamate a guardare nuovamente al Concilio di Nicea per esaminare il proprio percorso storico in uno spirito di onestà e per determinare se gli scismi e le divisioni siano dovuti a differenze teologiche essenziali o, eventualmente, a diverse formulazioni linguistiche di uno stesso principio, dovute in gran parte all'eterogeneità dei contesti culturali e dei vari strumenti linguistici. La domanda, quindi, con cui concludiamo è la seguente. Il credo niceno può servire ancora oggi come criterio ultimo di unità tra i cristiani, come ha fatto in passato? Τα πρώτα άρθρα των συμβόλων της Νικαίας, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του 325 μετά Χριστόν. Il credo del primo concilio ecumenico del 325 d.C., il simbolo o semplicemente il credo o credere come più corretto, è di grande importanza per la vita del cristiano. I credenti non cercano di fuggire dal tempo, perché nel tempo e nella storia è entrato il Verbo di Dio incarnato. C'è quindi una responsabilità sociale dei cristiani nei confronti del mondo. Il primo punto da sottolineare è il tentativo dei padri di usare parole ed espressioni nuove, anche in termini filosofici, per dare risposte ed escludere parole ed espressioni non adatte. In poche parole è stata riassunta tutta la fede cristiana. E la domanda che sorge oggi è: il nostro pensiero, la nostra vita, il nostro essere, è secondo questo primo autentico credere? Per fare un esempio, cosa significa per l'uomo moderno, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili? Naturalmente, qui non ci riferiamo a come è stato fatto il mondo, ma a chi ha fatto il mondo. Il termine creatore, il verbo creare, è importante sia per il dialogo tra scienza e teologia, sia per l'uomo moderno, che vive nel mondo e deve proteggerlo. Qual è dunque il nostro atteggiamento nei confronti dell'ambiente naturale? Ricordiamo qui l'iniziativa del Patriarca Ecumenico Bartolomeo per la protezione dell'ambiente. Anche Papa Francesco cita questa iniziativa nella sua enciclica Laudato Si del 2015,
e successivamente chiede che il termine peccato ecologico venga inserito nel catechismo della Chiesa Cattolica Romana. Tutto dipende da come intendiamo il concetto di peccato, trasgressione e legge. L'idea di peccato è vista come trasgressione, e trasgressione significa infrangere un comandamento. Il peccato, nel senso di trasgressione, significa che una persona oltrepassa la linea rossa o i confini, se preferite. C'è la moderazione e c'è il disordine. Abbiamo quindi bisogno di moderazione, di misura nella nostra vita. E qui il simbolo della fede ci indica la strada, come naturalmente la nostra vita liturgica. Penso che valga la pena di riesaminare la nostra fede un po' più profondamente. Il 2025 può essere un'occasione per le chiese cristiane di riflettere sul loro cammino nella storia, sia sugli errori del passato che su quelli del presente, come ha detto il patriarca ecumenico Bartolomeo, e di seguire un percorso comune più deciso, facendo tesoro delle lezioni che abbiamo appreso da un secolo di esperienza ecumenica contemporanea fino ad oggi, offrendo un'opportunità unica per rafforzare la nostra comune eredità spirituale, quella del primo millennio, dove tutti noi troviamo le nostre comuni radici cristiane. Merci de cette invitation. Le Concile de Nicée a tenté de répondre à la question de Jésus. Il Concilio di Nicea ha cercato di rispondere alla domanda sull'identità di Gesù, affermando con forza la sua divinità in un'epoca in cui veniva in varia misura negata. Su questa professione di fede, contestata fin dall'inizio, la Chiesa si regge o cade. Una Chiesa senza un Dio che si è fatto uomo, crocefisso e realmente risorto, non regge. Al tempo della riforma del XVI secolo, tutti i riformatori professavano la fede definita a Nicea, considerando la interpretazione fedele delle scritture. La cristologia di Nicea era per loro un riferimento permanente, pur essendo le sacre scritture una norma al di sopra di tutte. Tuttavia, a partire dall'Illuminismo, il credo niceno-costantinopolitano e altre professioni della Chiesa antica sono state messe in discussione in diverse chiese riformate per la loro pretesa di regolare la fede. Di conseguenza, oggi ci sono pastori che rifiutano la divinità di Gesù e la sua risurrezione, oppure la interpretano simbolicamente. Tuttavia la professione di fede ha avuto continuità con diverse intensità nelle chiese riformate della Svizzera e di altri paesi, anche se oggi in una minoranza. Per le chiese riformate c'è anche la sfida ecumenica. Il Consiglio Mondiale Ecumenico delle Chiese ha introdotto il credo niceno-costantinopolitano nella sua costituzione all'Assemblea Mondiale di Porto Alegre nel 2006, come uno dei criteri determinanti per l'adesione. Il Global Christian Forum, che ha esteso lo spazio ecumenico ai movimenti evangelicali e pentecostali, ha assunto come base teologica una formula ispirata a Nicea, accogliendo i rappresentanti di tutte le comunità cristiane che professano il Dio Trino e Gesù Cristo, Dio perfetto e uomo perfetto. Il problema dei sinodi delle chiese riformate è che accettano Gesù come vero Dio, secondo Nicea, ma accettano anche la sua negazione. Per molti pastori e teologi della mia Chiesa, Gesù non è più Dio in persona, è solo un uomo certamente abitato da Dio, ispirato da Lui, usato da Lui, unito a Lui e trasparente a Lui, ma non Dio stesso, e molti intendono la sua risurrezione in modo simbolico. Ecco perché l'invito al pentimento per il Giubileo del 2025, come passo importante verso il 2033, il grande Giubileo dei 2000 anni dalla risurrezione di Cristo. Il pentimento è una parte essenziale della tradizione giubilare. Spero che i 1700 anni di Nicea siano l'occasione per le chiese riformate di iniziare a pentirsi di un pluralismo esagerato, che potrebbe distruggere le fondamenta dell'unità cristiana. Cependant, nous devons également comprendre qu'il
ne s'agit pas seulement d'une question. Tuttavia non si tratta di una questione che riguarda solo i teologi e i pastori riformati, ma ogni discepolo di Gesù Cristo e ogni Chiesa. Tutti noi lottiamo per testimoniare l'unicità di Cristo nel pluralismo moderno. Tutti dobbiamo chiederci se la domanda di Gesù ci riguarda: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Da qui la necessità per tutti noi di vivere una dimensione penitenziale nel 2025, nel pellegrinaggio verso il 2033, quando, spero, potremo celebrare tutti insieme il Cristo risorto nello stesso giorno di Pasqua. Il dialogo sviluppato dopo le relazioni ha messo in evidenza come la celebrazione della Pasqua, con le diverse ricche tradizioni, ma in una data comune, sarà la conseguenza di una testimonianza autentica della risurrezione e come sia urgente rispondere alle sfide di questo tempo con una sola voce. Ascoltiamo tratti di questo dialogo. Every Christian has a responsibility, not only theologian and church leaders, every Christian. Ogni cristiano ha una responsabilità, non solo i teologi o i responsabili delle chiese, ogni cristiano, vivendo il Cristo vivente nelle nostre relazioni, la presenza di Gesù. E se Gesù, il risorto, diventa sempre più centrale, se ogni cristiano ha una coscienza più profonda di questo, allora la divisione anche nella diversità della data della Pasqua diventerà uno scandalo e questo darà una grande motivazione per superare questa divisione. My concern would be not how to resolve the problem of. La mia preoccupazione non è come risolvere il problema di celebrare la Pasqua insieme, come chiese cristiane, in una data comune, se noi nelle nostre comunità capiamo qual è il significato della risurrezione di Gesù nella mia vita. Allora, come dice Martin, dovremmo renderci conto che questa separazione nella celebrazione della Pasqua è uno scandalo. Quindi questo trasformerà il mio modo di pensare. Il problema di noi oggi è che non condividiamo la mensa di Gesù. Quindi se riusciamo a cambiare la nostra vita interiormente, allora come risultato dovremmo essere in grado, con la provvidenza di Dio e col sostegno dello Spirito, di celebrare visibilmente insieme. Le mie compagne musulmane mi chiedevano: è il tuo Gesù risorto o il Gesù degli altri? Certo che da un lato non è una testimonianza, però dall'altro lato forse ci fa bene soffrire. Ci fa bene anche di dire, ecco, portare la croce della nostra divisione. E questo ci provoca di trovare ancora di più la nostra identità, che sarebbe l'unità. Il cristianesimo vuol dire che abbiamo distrutto i muri e vogliamo costruire sempre di più ponti con gli altri. Allora, ogni ponte che si costruisce è un rapporto, e questo rapporto fa capire cosa è la vita dietro. Mi pare che l'anniversario appunto di Nicea possa rappresentare un momento in cui si possano dare dei segnali concreti di riconoscimento reciproco. È un momento di Dio, come anche ha sottolineato il professor Zombas, Costa Zombas, è un momento di Dio, un kairos di Dio. Penso che si potrebbe dare vita a un momento comune di preghiera in cui si confessa insieme il simbolo di Nicea, per esempio. Già questo sarebbe un segno di grande portata. E di qui potrebbe partire un percorso in cui
i risultati già molto preziosi dei dialoghi ecumenici che sono stati raggiunti in questi anni vengano condivisi tra le diverse chiese nella logica di un ecumenismo recettivo. E da ultimo penso che potrebbe realizzarsi certamente un sinodo ecumenico, se non forse ancora su questioni dottrinali e istituzionali, perché i tempi devono maturare, però un sinodo ecumenico in cui si affrontino i problemi che oggi affliggono l'umanità. Occorre mettere in movimento dei movimenti di base, come questo Zoom che viviamo, questo webinar su Nicea, proprio per mostrare in atto già questo cammino.